Siamo ad un nuovo approfondimento politico, stiamo seguendo passo passo questo percorso di avvicinamento alla data importante, quella del 26 gennaio 2020 per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del nuovo Presidente della Giunta regionale calabrese. Oggi ospite nei nostri studi e la ringraziamo di cuore per aver scelto di essere qui con noi Giorgia Meloni, leader nazionale di Fratelli d'Italia. Allora, si vota in Calabria, in Emilia Romagna, noi ci eravamo lasciati un po' di tempo fa in quel di Reggio Calabria per le elezioni europee, elezioni che dicevamo allora avrebbero determinato un cambiamento nello scacchiere politico nazionale, così effettivamente è stato, forse anche troppo rispetto diciamo, alle previsioni. Queste elezioni regionali possono avere un riverbero sugli assetti nazionali? Io penso assolutamente di sì. Chiaramente noi eh, in Calabria, come in Emilia-Romagna, siamo per parlare dei problemi di queste regioni. In particolare la Calabria è diciamo, una regione rispetto a quale, alla quale la distanza tra le potenzialità e la ricchezza reale, la realtà che ogni giorno si vive, è una distanza siderale ma colmabile dal mio punto di vista. Cioè, ci sono molte cose che si possono fare che si possono fare con un'amministrazione eh, capace, con un programma chiaro, con un po' di coraggio, con una competenza. Insomma, noi siamo qui per parlare di questo, di come qui si porta ricchezza, di come si impedisce certo. che i giovani scappino, di come si eh, affronta il tema della sanità, di come si portano infrastrutture. Le, se vuole poi ne parliamo. Assolutamente. Ma ovviamente, eh, eh, insomma, se eh, anche in queste due regioni, eh, entrambe governate dalla sinistra, una governata dalla sinistra da sempre, Emilia Romagna, l'altra governata così male dalla sinistra negli ultimi cinque anni che il, il che, che governatore uscente non è neanche stato ricandidato. Eh, se in queste due regioni ovviamente i cittadini dovessero a gran voce votare anche qui eh, il centrodestra, beh io penso che a fronte del fatto che noi abbiamo un governo che sappiamo essere il frutto di un'alleanza perversa tra gente che era stata votata per combattersi. Beh, forse anche il Presidente della Repubblica dovrebbe, diciamo, potrebbe, perché insomma, non ho la presunzione di dire che cosa debba fare il Presidente della Repubblica, ma insomma prendere atto del fatto che il paese è da una parte e il palazzo è da un'altra. Senta, ci sono alcuni dati politici che diciamo, hanno un valore di per sé, ma poi hanno anche un valore che supera il momento. No? In Calabria, per esempio, uno dei dati politici probabilmente più significativo è il fatto che per la prima volta nella storia del regionalismo e per la prima volta da quando esiste un partito che è nato con una forte caratterizzazione territoriale eh, per il nord, la Lega per la prima volta la Lega quasi certamente approderà nel Consiglio regionale calabrese. Eh, si ha però tutta l'idea diciamo, di una logica politica che riguarda la dimensione nazionale ma poi di fondo nel dibattito nazionale ed anche nel dibattito alimentato dalla Lega, poi i temi del sud, i temi profondi del sud non siano proprio all'ordine del giorno. Ma questo non sono io che lo devo valutare, lo devono valutare i cittadini che votano, se i cittadini che anche in Calabria votano, perché per me gli elettori hanno sempre ragione, eh, credono che la Lega, nonostante diciamo, una storia che chiaramente è una storia che viene appunto da un regionalismo molto marcato al nord, eh, ha fatto una trasformazione così importante da appunto meritare il consenso, è eh, normale e giusto che la Lega ci sia. Io posso chiaramente parlare per me, non posso parlare per un altro partito che è pure alleato, insomma con il quale abbiamo ottimi rapporti. Io vengo dalla storia della destra tradizionale, la storia della destra tradizionale è una storia di un partito nazionale che crede nell'unità della, della nazione e che per questo si occupa dei temi del mezzogiorno da sempre. Io dico, spesso mi è capitato di dire, noi siamo un partito che difende le ragioni del Sud, non in quanto partito meridionalista, ma in quanto partito nazionale. Cioè l'Italia, con un pezzo così rilevante della sua storia, della sua geografia, della sua popolazione, che non ce la fa e non può andare da nessuna parte. Lo sviluppo del Sud, questo secondo me non si capì al tempo del regionalismo, che lo sviluppo del Sud serve anche al Nord. Perché senza uno sviluppo ah. adeguato del sud arranca anche il nord. Oggi noi viviamo in un'epoca nella quale eh, diciamo l'avversario da, eh, diciamo da, da fronteggiare è molto potente, è molto grande. La dimensione nazionale è la dimensione minima per competere, globalizzazione, grande finanza speculativa, senza lo Stato nazionale tu non ce la puoi fare. E non è un caso che dove per esempio ci sono oggi spinte ehm, divisive, guardi il caso della Catalogna in Spagna, sì, sono finanziate dalla grande speculazione. Perché? La grande speculazione ha interesse a dividere le nazioni perché può più facilmente competere essendo più grande. La storia vecchia divide e timpera. Eh, eh, beh, la so. conosciamo bene. <ride> però, diciamo, c'è anche una, un altro elemento politico con riferimento ai rapporti. No? Sembra, eh, almeno da quello che vediamo noi, che essendo oh, giornalisti siamo, come dico io spesso, brutti, sporchi e cattivi, <ride> ma... <ride> però... Sono giornalista anch'io, <ride> no, quindi non posso no, dire no, niente. lo so, lo so. Lo so. <ride> Però si ha tutta l'impressione che per esempio un po' ultimamente, ehm, anche in forza di una fotografia della crescita di Fratelli d'Italia, di un'attenzione crescente anche nei suoi confronti, certificata diciamo, eh, dalle notizie che già eh, sappiamo tutti, ehm, un po' la Lega e Salvini la marcano stretta. Ma no, guardi, a me pare <ride> francamente che se anche fosse starebbe nella competizione. Voglio dire, è normale. Chiaramente, io penso che la sfida dei partiti del centrodestra non sia quella di rosicchiarsi i voti eh, reciprocamente. Alla fine, il mio obiettivo è andare al governo della Calabria, dell'Emilia-Romagna, della nazione. Voglio dare a queste regioni, e alla nazione nel suo complesso, un governo duraturo, stabilità, perché la stabilità è una cosa della quale l'Italia ha un estremo bisogno per fare le cose che si devono fare? Per fare questo c'è bisogno di numeri ampi. Per cui la sfida di ciascuno di noi non deve essere quella, vabbè, eh, diciamo gli stessi voti nella coalizione, ma ce li dividiamo diversamente cioè. nei partiti. No, la sfida deve essere quella di eh, accrescere il nostro consenso al di, al di fuori dei confini della coalizione. Penso che anche gli altri comprendano, voglio dire, l'utilità di questa cosa. Poi vedo. Devo dire che la stampa in questo periodo, quindi <ride> diciamo arriviamo al tema del brutti sporchi e cattivi gioca molto su questa rivalità, ogni giorno ci sono articoloni di giornale, Salvini teme la Meloni, rapporti tesi tra Salvini e la Meloni, che insomma diciamo, non è la, la realtà che io poi vivo ogni giorno, ci sta che anche i nostri avversari tentino delle volte no, di mettere un po, il, eh, un po' di sale, ma insomma penso che siamo abbastanza però, intelligenti da capire il gioco. No? Però, eh, Meloni... C'è un dato di fatto, no? lei in buona sostanza interpreta ehm, diciamo una destra originale che peraltro diciamo, è ehm, coerente nel tempo con un profilo diciamo, istituzionale ed anche diciamo, di senso delle istituzioni che forse ehm, evita alcune scantonate diciamo, che invece eh, il suo collega Salvini spesso e volentieri tende a fare. Beh, siamo sicuramente due figure diverse, siamo due storie diverse, siamo due partiti diversi, altrimenti saremmo lo stesso partito. Questo io lo dicevo anche quando invece mi si diceva al contrario, siccome la Lega cresce, voi siete destinati a scomparire, dove andate, non ce la farete perché Salvini è forte, vi fa colgitere, io ho detto, guarda che non è così. Siamo due cose diverse, siamo due storie diverse, siamo molto compatibili su, sulla visione di fondo e questo è un bene perché altrimenti non si riesce a governare insieme, certo, certo. come dimostra l'attuale governo e come dimostrava anche il governo giallo-verde, cioè devi avere una compatibilità di visione. Sicuramente su grandi questioni fondamentali, sul, sul grosso delle grandi questioni fondamentali, l'immigrazione, la difesa dell'identità, il tema della famiglia, l'economia, insomma, noi abbiamo delle, delle convergenze importanti, ma siamo cose diverse. Ed è un bene perché poi ognuno deve portare il proprio valore aggiunto, quindi sicuramente ci sono anche momenti in cui ci sono delle frizioni sui contenuti, il tema dell'autonomia certo. è uno di quei temi sui quali non abbiamo avuto la stessa visione, eh, eh, delle volte ci può essere una competizione per cui eh, no, eh, si tende a, eh, a cercare di, a, di, di essere più bravi, ma questo insomma, è, è, sta, è certo. la vita, però poi siamo alleati e siamo alleati convinti. Lei poco fa ehm, ha citato eh, proprio questa provenienza di destra, diciamo, no? e, e effettivamente, diciamo, come eh, sottolineavo, la coerenza diciamo, di questa appartenenza. Eh, nel bagaglio storico della destra eh, c'è un eh, profondo rispetto per alcuni ehm, concetti. No? Vorrei citare legge e ordine però diciamo, eh, questo profilo no, della legalità, dello sì. Stato che garantisce attraverso la legge i diritti sì. di tutti. Eh, in Calabria nel meridione il 2019 è stato un anno terribile con eh, 21 enti sciolti per infiltrazione della criminalità organizzata, se si aggiungono le proroghe era da 29 anni che non si registrava un numero eh, così alto. Questo sembra essere costantemente e sempre di più il vero tema centrale per determinare lo sviluppo di queste regioni, una lotta alla criminalità organizzata. È così, perché la legalità è una precondizione di sviluppo dell'economia, non c'è niente da fare. Però il punto è che, fermo restando, che io credo che insomma, diciamo, lo Stato dovrebbe essere in guerra permanente contro la criminalità organizzata che non ci devono essere zone grigie, che non ci deve essere tolleranza, che non ci deve essere diciamo, anche questo fatto che è noto, che molto spesso si tende, come posso dire, a, vabbè sì, è un problema che conosciamo, parliamo di altro. No, il problema finché lo conosciamo noi dobbiamo parlarne, ok? E c'è sicuramente un tema di presenza dello Stato, intendo proprio presenza anche eh, fisica, intendo forse l'ordine, intendo sostegno alla magistratura, intendo un lavoro importante. Però poi noi dobbiamo capire che l'unico modo di togliere terreno, come dicevano i più grandi diciamo, combattenti contro la criminalità organizzata, l'unico modo per togliere terreno a, alla criminalità organizzata è che lo Stato sia più bravo, più capace, più competente, più presente, più efficiente. Dove lo Stato manca, la criminalità organizzata occupa lo spazio dello Stato e fa finta di prendersi cura di te, in realtà ti sta togliendo tutto, il futuro, la libertà, il lavoro, la capacità di crescere i tuoi figli, ti sta togliendo tutto, ma fa finta di darti una mano, questo bisogna impedire, quindi lavoro, infrastrutture, quando decidi di fare un'opera la devi finire, quando qualcuno sbaglia deve finire in galera, presenza dello Stato fisica, lotta anche alla, alle, alle nuove mafie, perché noi abbiamo il problema che si stanno... Creando delle commissioni esatto. tra la criminalità organizzata e le nuove mafie che abbiamo importato quando ancora non riuscivamo a combattere la nostra. Quindi, noi abbiamo ormai la mafia nigeriana che spopola ovunque, la mafia cinese, che pure magari qui di meno, più nel centro-nord, ma sta eh, diciamo anch'essa crescendo drammaticamente. E quindi anche il tema della, 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 della immigrazione clandestina, di come non si è governato il flusso eh, migratorio, facendo finta che si voleva fare della solidarietà e non capendo che in molti casi si stava facendo entrare gente che non veniva qui esattamente perché aveva problemi economici e voleva fare una vita migliore. Senta, ha citato il tema che è quello centrale, il tema del lavoro. No? Qui in eh, Calabria, eh, alla conclusione delle festività natalizie, sui. Eh, social, eh, ma anche sugli organi di stampa, vengono rilanciate queste drammatiche fotografie delle eh, autostazioni o delle stazioni che sono letteralmente stracolme di ragazzi e che di persone vanno. che vanno via e le feste assumono diciamo, tutto un eh, sapore purtroppo agrodolce rispetto no, alla, alle famiglie che si spezzano, si separano. Eh, da questo punto di vista questo dramma dei giovani che abbandona la uh, Calabria, ma in generale anche le regioni del sud, ma in Calabria è un tema che ormai sembra avere a che fare proprio con il destino, la stessa possibilità di esistenza della uh, regione Calabria. Mm, glielo chiedo perché, nella sua esperienza, poi peraltro lei si è anche occupata da ministro proprio del così. tema no? dei giovani. Guardi, il punto è che non è un destino, non è un destino che la gente da qui debba andare via, non è un destino che questa sia una terra nella quale non si può lavorare e non si può crescere con quello che, che si ha. Non è affatto un destino per scelte. Io ho avuto il coraggio in tempi non sospetti e capendo quanto questo, e lo capisco anche oggi, eh, potesse sul piano del consenso diciamo, rappresentare un limite, ho avuto il coraggio di dire che il reddito di cittadinanza era una cretinata. E che se tu mi dici, come disse l'allora ministro Tria, che il reddito di cittadinanza era la misura economica che il governo aveva per il Sud, sei un pazzo. Sei un pazzo, perché il reddito di cittadinanza altro non è che il mantenimento a metadone della Calabria, delle, delle, diciamo, della, del Mezzogiorno, delle, dei poveri o delle persone in difficoltà nella loro condizione di povertà. Tra l'altro, qui sta generando un diffuso fenomeno di mal costume, diciamo. Non solo qui, ha generato un diffuso fenomeno di mal costume e ha allontanato i giovani dal lavoro. Qui proprio mi raccontava un imprenditore di aver incontrato un ragazzo, tra l'altro molto bravo, eccetera, che gli ha detto: eh, Guardi, io ho fatto domanda per il reddito di cittadinanza, se non me lo danno mi assume? Perché e l'avevamo previsto. Cioè. Lo avevamo previsto. Cioè, la povertà, eh, l'ho detto spesso anche qui, diceva premio Nobel per l'economia Martia Sen, non è la mancanza di soldi. La povertà è la tua impossibilità di migliorare la condizione nella quale ti trovi. Quella è la vera povertà. Il Sud è povero perché qui non ci sono infrastrutture. Il Sud è povero perché qui non è arrivato lo sviluppo. Il Sud è povero perché un'impresa che volesse aprire qui e assumere qui avrebbe mille difficoltà. Sono quelle le risorse che devi spendere. Io dico sempre, infrastrutture di cittadinanza, non reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza, per carità, ripeto, poi è stato, fa è, è stato fatto malissimo, ma insomma... In ogni caso capisco no, che qualcuno che magari è senza Assumente. lavoro, a cui dai 400 euro al mese, perché poi di questo parliamo, 300 euro al mese, comunque è un minimo di boccata d'ossigeno, sono, sono una persona che viene anch'io da condizioni economiche non facilissime, quindi non è che non capisca, ma è un palliativo, è un modo per mantenerti così, fra sei mesi ti toglieranno il reddito di cittadinanza e tu starai peggio di prima, perché intanto avrei perso sei mesi. È difficile non essere d'accordo con quello che lei dice, soprattutto perché in quel percorso manca completamente diciamo, il ruolo dei centri per l'impiego, tutto quello che il ha Il navigator, la Ma guardi che la cosa dei navigator, allora no? raccontiamo un minuto, veramente un secondo, tradisce tutta l'idiozia del reddito dei cittadini. Cioè il navigator, al netto di chiamarlo navigator, che è cioè una cosa di <ride> per sé, diciamo uno, vabbè, il navigator è un disoccupato che viene assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per trovare a uno che prende il reddito cittadinanza un contratto di lavoro a tempo indeterminato che uno dice scusa ma se quello trova un contratto di lavoro a tempo indeterminato perché lo dovrebbe dare a quello che prende il reddito cittadinanza e non tenerselo visto che c'è un contratto di lavoro a tempo determinato? Cioè follie di ogni genere che servivano a fare propaganda, sulle quali noi abbiamo buttato in due anni 15 miliardi, 17 miliardi di euro. Lei ha idea di quanti siano 17 miliardi di euro? Di che cosa si può fare con 17 miliardi di euro? Di quanti posti di lavoro puoi mettere in piedi con 17 miliardi di euro? Di quante imprese puoi aiutare ad aprire per tenere posti di lavoro a tempo indeterminato qui con 17 miliardi di euro? C'è un altro tema che riguarda uh, questa nostra regione ehm, ed è il tema della sanità. Ieri il Ministero della Salute ha dato l'indicazione sui livelli essenziali di assistenza, ha registrato una crescita, ma comunque noi siamo drammaticamente Salire. ultimi e distanti diciamo, dal resto del Paese. È un tema che è stato affrontato nel corso degli ultimi anni con un commissariamento in aperto contrasto con la presidenza della giunta regionale, poi c'è stato un decreto Calabria in cui il governo ha cercato di riprendere buona parte delle funzioni che spettavano alla regione, eh, questo decreto Calabria sostanzialmente non ha prodotto risultati, addirittura ci hanno messo quasi un anno a nominare i manager delle aziende sanitarie. Insomma, è questo veramente, diciamo, è uno dei temi fondamentali per segnare il cambiamento di passo. Beh, questo è assolutamente un tema fondamentale, ma anche qui c'è un lavoro che si può fare, perché il tema della sanità nasce sicuramente in tutta Italia il problema della sanità è legato a una questione, diciamo, di risorse Noi, Risorse che vengono mal, molto mal spese. Questa è la regione dove vengono spese peggio. Esattamente. Non solo perché vengono spese peggio nella quotidianità, quindi nella capacità di generare servizi dignitosi a parità di risorse, ma perché se ne vanno risorse enormi per coprire l'emigrazione sanitaria. Cioè noi andiamo a pagare regioni che hanno diciamo, condizioni decisamente migliori, dove i calabresi scelgono di curarsi, il 40% dei malati oncologici se ne è andato dalla Calabria nell'ultimo anno, che vuol dire che qui diciamo, la Calabria non è considerata competente in materia di oncologia. che è una cosa pazzesca per una regione comunque, una nazione certo. sviluppata come la nostra, e quanto costano? Costano tantissimo. Costano tantissimo, sono risorse che si tolgono alla fine alla sanità calabrese e che quindi si tolgono complessivamente. Ora! Si può fare un lavoro serio per capire. Punto primo. Il commissariamento non ha funzionato, questo va detto, insomma, si sperava che con l'ingresso bene o male del governo nazionale si riuscisse a. Probabilmente non puoi neanche farlo in aperto contrasto con la giunta regionale. Cioè, probabilmente su queste cose le, le, le soluzioni si trovano se ci si prende per mano e si fa tutti insieme un lavoro serio, non un lavoro di rimpallo di responsabilità. I fatti dicono ecco, questo. Ecco, il rimpallo di responsabilità qui ha mantenuto semplicemente l'immobilismo. Nessuno aveva interesse a che funzionasse per poter dire che era colpa dell'altro, che un po' qualifica complessivamente la classe dirigente, eh, però rimane il problema. Allora, se invece ci si mette seduti seriamente e si verifica quanto costa. E perché costa in maniera diversa, famose, insomma, no? Sì, costi storine, standard, certo, dove, certo. insomma, parliamo di cose che abbiamo sentito cento volte. Si mette mano dove le cose non hanno funzionato. Io, fosse per me sarei per togliere proprio le nomine dalla sanità, le nomine da parte della politica, mm. perché è un'altra cosa che no. non aiuta. Non aiuta e non ha aiutato anche e soprattutto in territori come questi. E se si riescono, diciamo così, ad alzare un minimo. Minimo no, ad alzare insomma, il livello delle prestazioni investendo meglio le risorse che si, che si hanno e i cittadini tornano ad avere un po' di fiducia nella istituzione sanitaria calabrese, allora noi recupereremo ancora più risorse perché i calabresi si faranno uguali. Certo. Abbiamo ancora pochi minuti, le faccio eh, due domande molto dirette. La prima, ehm, da sempre e anche in questa campagna elettorale, nelle precedenti, eh, arrivano in Calabria i leader nazionali, naturalmente assumono degli impegni, scaldano diciamo, no, l'entusiasmo e la passione dei militanti eh, del proprio partito, poi sostanzialmente l'idea e la sensazione che si ha subito dopo è che questa sia... Una sorta di regione, figlia di un dio minore. Almeno così è stato nel corso degli ultimi anni, dove ehm, sostanzialmente il governo nazionale, al di là delle spaiata. dichiarazioni di principio, di grandi, o di leggi manifesto, provvedimenti manifesto, poi di fatto la presenza reale è concreta. Non non, so. eh. Allora io le chiedo, diciamo, poi conserviamo l'intervista no? per il futuro. In realtà chiunque vinca alla presenza della Giunta regionale ha assoluto, straordinario bisogno di un contesto politico nazionale, tanto parlamentare quanto di governo che segua passo passo. È inutile che ci nascondiamo da calabresi dietro un dito, così da soli non ce la facciamo. Quindi diciamo qual è l'impegno di Giorgia Meloni a far sì che subito dopo il risultato elettorale il contesto politico nazionale segua le vicende calabrese Calabresi con un po' più di attenzione e concretezza. Ma guardi, io eh, diciamo più che il futuro parla al passato, nel senso che eh, non sono persona che si presenta in campagna elettorale in Calabria. Calabria è una regione come diciamo, il grosso delle regioni italiane che io frequento tutto l'anno, perché qui c'è una realtà molto importante di Fratelli d'Italia, c'è una classe dirigente sul territorio, noi abbiamo... È, voglio dire una rappresentanza parlamentare calabrese alla quale tra l'altro eh, tengo anche molto insomma, una persona da ferro nello specifico che eh, insomma, ha una sua storia molto importante che è stata anche lei candidata alla presidenza della regione una persona che conosce molto bene i problemi di questo territorio che porta in Parlamento i problemi di questo territorio perché guardi al di là del lavoro che posso fare io che poi sono una persona sola e giro tutta l'Italia e cerco il più possibile di girare perché so che l'Italia si compone di migliaia di campanili e li devi conoscere tutti se vuoi davvero affrontare in modo idea. serio i problemi. Però quando io ho dovuto fare le liste da persona che si era battuta contro le liste bloccate, perché io sono per il voto di preferenza. Io mi sono chiesta come avrebbero votato i territori e ho cercato di rappresentare questo perché volevo persone che poi in Parlamento portassero le istanze del territorio, non le mie. Questo ho fatto anche per la Calabria, questo faccio tutto l'anno. Dopodiché io spero che in questo 2020 arriverà la democrazia anche a livello diciamo, nazionale, che si possa votare per le elezioni politiche. Sono certa che qui vincerà il centrodestra e vincerà Iole Santelli, sono certa che i calabresi anche nell'ambito del centrodestra, ricordandosi che c'è qualcuno che per le loro istanze combatte da sempre, anche nel centrodestra, quindi Fratelli d'Italia su questo diciamo senza timore di smentita, con un ruolo forte speriamo. Beh allora sarà anche molto facile costruire una filiera perché c'è una visione comune e ci sarà diciamo, la voglia di mettere eh, le stesse, no, di, di, di centrare gli stessi obiettivi insieme sia a livello regionale che a livello nazionale. Ultima domanda, abbiamo quasi finito, eh, prendo le mosse da quello che lei ha appena detto, eh, giusto, mh, tutto corretto, eh, le segnalo diciamo, eh, un po' la straordinaria... Ehm, L'essere paradossale di, rispetto a quanto accade a livello nazionale mentre diciamo, il contesto internazionale è un contesto molto difficile, mentre la produzione industriale italiana cala, eh, continua a calare per più e più e più trimestri. Diciamo, oggi sostanzialmente si discute di Germanicum, poi anche questa idea diciamo, di, chi, di chi sceglie i nomi delle leggi elettorali è, è, è fantastica No, guardi, al di là di come scelgono i nomi, questi si devono andare a nascondere. cioè, noi abbiamo avuto. E abbiamo giornate assolutamente eh, diciamo, complesse. Lei citava il tema della, della, dei dati sulla produzione industriale, ma a livello internazionale abbiamo praticamente una situazione totalmente esplosiva. La Turchia è entrata in Libia, l'Italia in Libia non esiste più, l'Unione Europea ha dimostrato di non esistere anche in questa occasione. Il Medio Oriente è una polveriera. E noi abbiamo insomma, migliaia di soldati schierati, per esempio nel fronte tra Libano e Israele, che insomma nessuno gli dice che cosa devono fare. Alcuni nel bunker, diciamo. Eh, per eh, bravissimo. Certo. Cioè il mondo sta col fiato sospeso e la maggioranza di governo si vede per parlare della nuova legge elettorale. E perché si vedono per parlare della nuova legge elettorale? Che è ancora peggio. Per ridarci il proporzionale. Loro stanno proponendo una legge elettorale proporzionale. Che cos'è una legge elettorale proporzionale? Spieghiamo ai calabresi. L'unica legge che non può dare un governo all'Italia. Cioè loro stanno rifacendo una legge elettorale perché siccome sanno che perdono le elezioni, vogliono fare di tutto per impedire a noi di avere la sera del voto i numeri per governare e vogliono rifare un governo di Ciucio in Parlamento mettendo insieme tutte le frattaglie, e tutta la gente che non crede in niente e che sta lì solamente per tenere eh, le terghe appoggiate su una poltrona e impedire all'Italia di avere un governo scelto agli italiani. Io spero che i calabresi e gli italiani nel complesso, ai quali racconteremo quello che sta accadendo, puniscano gente che sta lì solamente per difendere la propria poltrona e che se ne frega del destino dell'Italia. Ultimissima domanda, la penultima è stata un assist a Giorgia Meloni, anche l'ultima è un altro assist. <ride> Bene, Giorgia Meloni, fratelli d'Italia Forza Italia e Lega eh, hanno dato l'idea diciamo, no, di un uh, combattimento a due con la Lega diciamo, molto impegnata a prosciugare. Eh, il bacino di Forza Italia, che c'è cioè in larga parte riuscita. Giorgia Meloni sta studiando da grande, però. Io ho sempre studiato da grande, perché <ride> se c'è una cosa di me <ride> che si sa è che studio, <ride> <ride> loro dicono che sono secchiona, I miei, <ride> i miei collaboratori che io studio troppo, per cui io ho sempre studiato diciamo, da grande, nel senso che eh, punto a sapere tutto quello che c'è da sapere per fare al meglio il mio lavoro, qualsiasi sia il mio lavoro. Poi, questo qual è il mio lavoro lo dicono gli italiani. Grazie, grazie, grazie di a cuore a Giorgia Meloni per aver accettato il nostro invito. Buona campagna elettorale grazie. perché come al solito le campagne elettorali mettono a dura prova <ride> la, 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 la resistenza. Eh, ci rivediamo magari dopo l'esito elettorale. Grazie. Volentieri, di nuovo. grazie.